Domenica a Piano della Croce la musica ha continuato fino a notte fonda con i Vibe Flezzer che hanno sostituito i Taco Laco, assenti per motivi di salute, poi ancora con i San Blorie, Smokey Joe e The Kind. La serata musicale è stata preceduta da un importante intervento del coordinamento Nutriv di Flumeri che, dopo la proiezione di un documentario dal titolo L'oro vero, che ha messo in evidenza le potenzialità di un territorio portato ai massimi livelli grazie ad aziende vitivinicole e gastronomiche locali, è stata denunciata la catastrofe che potrebbe determinarsi con le trivellazioni. Nel 2012 viene data dalla Regione Campania e dal Ministero dello Sviluppo Economico il permesso NUSCO, viene attivato, è un'area vasta di 45 comuni, 700 km quadrati, un permesso di ricerca che proverà ad aprire un primo pozzo a Gesualdo, appunto il Pozzo Gesualdo 1. In questi mesi, dal 22 dicembre in avanti, abbiamo costruito una grande manifestazione. E il video è servito proprio a questo, per uscire da lì in poi in mezzo alla gente, per arrivare alle comunità. Noi crediamo che oggi c'è un grosso attacco all'Appennino centro-meridionale. Il permesso di ricerca NUSCO, Ombrina Mare in Abruzzo, il raddoppio della Basilicata, stanno ridisegnando un sud Italia come terra di conquista. Ecco, noi siamo contro a questo permesso perché secondo noi le comunità locali si devono autodeterminare. 40 sindaci, insieme ai comitati, insieme ai produttori, stanno portando avanti questa battaglia. Quindi noi chiediamo a tutti voi di sostenere il coordinamento Nutriv. Ci troverete su Facebook come coordinamento Irpino Nutriv. Da qui in poi continueremo a fare presentazioni. A ottobre, quasi sicuramente, la Regione Campania avvierà il permesso esplorativo. Noi dobbiamo prenderci quel cantiere prima delle trivelle dell'ENI, no Triv. A seguire i Vibe Flezzer, che è un gruppo di italiani conosciuti nel panorama musicale folk per il reggae e rock and roll. Sul palco poi San Blorì, una band di musicisti, artisti, circensi, temerari, funamboli e animatori di corpi. Per ogni spettacolo viene coinvolta infatti una squadra diversa e quindi ogni concerto è diverso dall'ultimo. Si può dire che dall'Inghilterra i San Blorì fanno impazzire il pubblico con un mix di note musicali eterogenee. Dalla Francia il duo francese Smokey Joe e The Kind, che nasce dall'incontro tra una leggenda della scena musicale di Bordeaux, Smokey Joe e The Kind Haka Senbei. Il loro sound unico è capace di mescolare hip hop ed electro con le melodie dello swing anni 20.
Questa sera la Kermesse concluderà la sua full immersion musicale con nomi del calibro come Jovine dei Blue Beaters e Sacha Dieu.